Ciao! Oggi parleremo dei gradi dell'aggettivo qualificativo. Sai già che l'aggettivo qualificativo indica una qualità del nome a cui si riferisce. I diversi modi con cui l'aggettivo esprime questa qualità si chiamano gradi dell'aggettivo qualificativo e possono essere grado positivo, grado comparativo, grado superlativo. Il grado positivo esprime semplicemente la qualità del nome senza fare confronti. Facciamo un esempio. L'abete è alto. L'aggettivo alto è un aggettivo qualificativo di grado positivo perché esprime la qualità dell'abete ma non fa confronti. Il grado comparativo esprime la qualità di un nome paragonandolo ad un altro nome. Infatti, comparare vuol dire proprio paragonare, mettere a confronto. Il grado comparativo può essere comparativo di maggioranza, comparativo di minoranza, comparativo di uguaglianza. Vediamo meglio il comparativo di maggioranza facendo un esempio. L'abete è più alto del pesco. Più alto è un aggettivo qualificativo di grado comparativo di maggioranza. L'abete è il primo termine di paragone e il pesco il secondo termine. Vediamo adesso il comparativo di minoranza. Il milo è meno alto del ciliegio. Meno alto è un aggettivo qualificativo di grado comparativo di minoranza. I due termini di paragone sono il milo e il ciliegio. E per finire vediamo il grado comparativo di uguaglianza. L'abete è alto come il banano. Alto come è un aggettivo qualificativo di grado comparativo di uguaglianza. Posso anche dire l'abete è tanto alto quanto il banano. Un altro grado dell'aggettivo qualificativo è il grado superlativo. Esso esprime la qualità di un nome al massimo grado possibile e può essere superlativo relativo o superlativo assoluto. Il superlativo relativo esprime la qualità al massimo grado ma confrontata in un gruppo. Esempio, il melo è il meno alto tra gli alberi del mio giardino. Confronto il melo con gli alberi del mio giardino ed è il meno alto. Il meno alto è il grado superlativo relativo. Per formare il superlativo relativo, aggiungi l'articolo determinativo seguito dall'aggettivo al grado comparativo di maggioranza o di minoranza. Guarda gli esempi. Attenzione a non confondere il superlativo relativo con il comparativo di maggioranza e ricorda che nel superlativo relativo c'è sempre l'articolo. Il grado superlativo assoluto esprime una qualità al massimo o al minimo grado. Facciamo un esempio. L'abete è altissimo. Altissimo è un aggettivo qualificativo di grado superlativo assoluto. È proprio altissimo, non ci sono paragoni. E adesso blocca il video per vedere come si forma il superlativo assoluto dall'aggettivo di grado positivo. Anche qui puoi leggere altri modi per formare il superlativo assoluto. Ferma il video e leggi. E infine ci sono alcuni aggettivi che hanno delle forme speciali per il comparativo di maggioranza e per il superlativo. Vediamo qualche esempio. Blocca il video e leggi con attenzione. Gli aggettivi speciali che abbiamo visto sono già comparativi o superlativi, quindi è sbagliato dire più migliore o molto ottimo e così via. La lezione di oggi termina qui. Ciao ciao!